Buonasera e bentornati in un nuovo video. Allora, stasera postazione da poraccia praticamente, non pensate male, sto sul balcone con la sdraio, qui ci sono le mie piantine, vedete, piantate pomidori che sta a crescere, basilico, e c'è una misera fragola, lo stendino, il micro stendino, non pensate male, ma sto sulla mia sdraio al fresco, questa è la mia postazione della sera delle letture, finché non diventa freddo che vado in ipotermia, io leggo sul balcone la sera. Allora, siamo qui riuniti per fare, ecco, come veniva l'aggiornamento alla Sissi Anita Summer Challenge. Ora chi mi vedrà parlare sul balcone, ragazzi? Meno male che la gente sta in vacanza, la maggior parte. Allora, sono in ritardo perché lo pubblica il mercoledì, ma sono stata indecisa per sapere se sto libro, perché questo l'ho finito, Apocalypse Baby di Virgin Despentes. Non ho ancora capito se mi piace oppure no, se mi è piaciuto o no. L'ho finito in pochi giorni, alla fine 4-5 giorni ci ho messo, però sono indecisa se mi piace oppure no. Allora, qui era definito praticamente una black comedy tutta al femminile, un thriller antisociale, collerico e spassosissimo. Allora, avevo detto, stavo a pagina 73, che era irriverente, ironico, sboccato. Sboccato va bene, irriverente, la prima parte praticamente è così. Dopo cambia e diventa tutto un continuo depressione, angoscia, droga, sesso, linguaggio sboccato per tutto il romanzo. Io alla fine non l'ho capito, cioè mi ha messo più angoscia che altro, praticamente. Poi la finale, cioè lei che diventa il capo espiatorio, non vi dirò chi delle due, ma diventa lei il capo espiatorio di tutto, cioè non me la sarei mai aspettato. Sinceramente non ho capito ancora se mi piace oppure no. Non credo di no, perché mi aspettavo tutt'altro, cioè da black comedy, comedy, uno pensa che è commedia, quindi c'è almeno da sorridere o da ridere. Qui invece te viene la noia. E poi dov'è sto thriller? Ma qui non è thriller, c'è manco un po' d'ansia, niente. Quindi boh, non lo so, no, non mi ha convinto fino in fondo, quindi questo ni, ecco. Poi ho letto e finito di Helen Fielding e Olivia Jules, dall'immaginazione iperattiva, perdonate la luce, ma sto con la luce da di fuori. E che dire di questo libro? Allora, se siete, non dico fissati, ma comunque amanti di Bridget Jones, sia i film che i libri, questo libro non vi può mancare. Allora, io amo i film, ma i libri non mi sono piaciuti, a parte l'ultimo che è Un ragazzo. L'ultimo mi è piaciuto tantissimo, i primi due l'ho trovati noiosi, però i film li adoro alla follia, infatti non vedo l'ora che esca il terzo capitolo, però questo mi è piaciuto. Hai la sensazione, leggendolo, che la trama non sia, come si può dire, non sia svolta nella dovuta maniera, nel senso che c'è qualche buco da qualche parte, che però a un certo punto vedi che la Fielding ti dà quello che manca per riempire i buchi, quindi si vede che se n'è accorta e ci mette i pezzi che mancano praticamente. Però una lettura che mi è piaciuta tantissimo praticamente, anche se parte in un modo, infatti appena iniziato lei fa la giornalista, dico oddio, l'ha copiato da Bridget Jones, non ci posso credere, perché all'inizio sembra uguale, mi ha preso un colpo, invece no, poi andando avanti cambia tutt'altro, la trama si evolve e diventa in un'altra maniera. Mi è piaciuto, stai praticamente, siccome c'è l'immaginazione iperattiva, quando vedi che pensa delle cose assurde, tu stai lì che chiudi il libro e alzi gli occhi al cielo, come da dire che cosa ti stai inventando adesso, che lo sappiamo benissimo che non può essere così. E quindi questo sicuramente, se siete amanti del Bridget Jones, questo non vi può mancare, insomma, nella vostra collezione. Mi è piaciuto tanto, non gli davo un sorto di fiducia, pensavo che era la solita rivisitazione di Bridget Jones, invece mi è piaciuto tantissimo. Oh, ora sto leggendo, che non si vede un beneamato, Shadowhunters, Città di Cenere, e Houston, abbiamo un problema. Oh mio Dio, non mi sta piacendo per niente. Allora, io vorrei sapere, il primo mi era piaciuto tanto, che cosa ho letto del primo? Perché il secondo lo trovo, a parte prolisso, ricco di dialoghi, che non se ne può più praticamente. Insomma, ecco qui dove sono arrivata, aspettate, sono arrivata a pagina, non si vede niente, sti telefoni, 109, sono arrivata a pagina 109, ma sono giorni che me lo sto trascinando, perché non mi sta piacendo la trama. Oh mio Dio. Come faccio a leggere questo libro, ragazzi? Mi sanno i dialoghi assurdi e portati all'infinito, botte e risposta che dicono sempre le stesse cose, portate all'infinito. Poi all'inizio non ci sto a capire niente, perché poi mi ricordo poco della finale di quell'altro. E
Boh, non lo so, non mi sta piacendo niente, niente, mi sembra molto più infantile rispetto al primo colletto. Quindi non lo so, speriamo di cambiare idea man mano che vada avanti, però è tosta, cioè, sono quasi 500 pagine ed è dura, è durissima, non lo so come farò a leggerlo, mi metto sotto, insomma, mi violenterò e lo leggerò, ecco, cioè, come mi sento adesso lo abbandonerei per riprenderlo più là, ma non c'ho proprio fantasia, ma lo voglio finire perché voglio dire, mi mancano solo sti 2 libri della challenge e dai, su. Questo poi, poco fa, siccome avevo dimenticato il libro di sopra, Shadow Hunter di sopra, ho iniziato Il diavolo vola Hollywood della Weisberg, ma ho letto proprio le primissime pagine, sto a pagina 12, quindi proprio le prime pagine. E, che vi devo dire di questo? Classico chick lit, tutto griff, quindi tutto firmato, nel senso che spiega dettagliatamente come sono vestite, con tutte le marche. E per adesso, insomma, sono riuscita a capire solo quella. Pagina 12 è ancora presto. Mo vediamo. Di solito la Weisberger, quando non parla de Prada, diciamo, della serie del Diavolo Veste Prada, non mi ha deluso. Invece con il Diavolo Veste Prada, la Vendetta Veste Prada, è una delusione cocente. Quindi vediamo un po' e vi saprò aggiornare meglio al prossimo video. Niente, io dal mio balcone con questo venticello, guardate la pianta che si muove, c'è del vento. Vi salutiamo. Fatemi sapere voi a che punto state con la challenge, se l'avete finita o comunque è stata a buon punto. Niente, io vi ringrazio come sempre. Un bacione, alla prossima.